Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Politici col bonus, deputato 5 Stelle deferito ai probiviri. Crimi, dice, chiesta la sospensione di Marco Rizzone. Il parlamentare 5 Stelle esce allo scoperto proprio alla vigilia dell'audizione del presidente INPS Pasquale Tridico, che potrà dare i nomi dei deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus, ma anche di chi ha presentato la domanda e poi rifiutata. La reazione del capo politico, che dice deferito al collegio dei probiviri, chiedendone la sospensione immediata e massima severità nella sanzione. Il sindaco di Viggiano della Lega ha preso il bonus previsto da un bando fatto dalla sua giunta e finanziato con le royalty del petrolio. A maggio la giunta del comune Lucano, noto perché ospita il più grande impianto di estrazione di idrocarburi d'Europa, ha votato una delibera per l'assegnazione di una indennità di 3.000 euro a tutte le partite IVA ricadenti nel territorio, a patto che avessero un reddito sotto i 70.000 euro. E Amedeo Cicala, da sindaco, prende 1.400 euro al mese senza contributi perché quelli me li pago io con la mia piccola attività, ha detto, per cui non vedo perché non dovevo partecipare. Mi hanno rovinato le ferie, il sindaco leghista di Treviglio col bonus da 600 euro e stipendio da 3.300 attacca, dice, fuori nomi di quelli del PD. Yuri Meri ha chiesto e ottenuto i soldi elargiti dall'INPS per la sua attività con partita IVA. Il Carroccio lo sta difendendo, dice, giù le mani degli amministratori locali, ma è giallo sul suo reddito. Per le opposizioni avrebbe praticamente cessato il lavoro da consulente, mentre al fattoquotidiano.it il sindaco ha spiegato non è così, ecco perché. Il bonus è chiesto da 4 consiglieri altoatesini, la teoria fallita dell'assessore dell'SVP. Non ho avuto perdite, volevo mostrare inefficienza. Tra i banchi del Consiglio Provinciale di Bolzano, dove l'indennità mensile lorda è di 9.800 euro, in 4 hanno fatto richiesta del beneficio per le partite IVA. Lo hanno ricevuto un politico della maggioranza e il leader del principale partito d'opposizione. Ho fatto un grave errore, ha detto chi lo ha chiesto senza ottenerlo, ma non vuole scusarsi, l'assessore Schuller. Non ho avuto svantaggi economici dal Covid, ho chiesto i 600 euro per dimostrare che era una misura incomprensibile, invece i controlli hanno funzionato. Il mio progetto rimane una teoria. Coronavirus, l'AFP scrive 750.000 morti nel mondo, in Spagna 3.000 contagi in un solo giorno, in Francia 2.700. Nuovo record a Malta, salgono i positivi nei 4 paesi inseriti nella lista nera dall'Italia, tamponi per chi rientra da lì. Malta tocca la cifra più alta dall'inizio della pandemia, il governo valuta misure alle frontiere. Ma sono ancora gli Stati Uniti il paese più colpito con oltre 5 milioni di casi, di cui 56.000 solo ieri, e 160.038 vittime, che secondo il New York Times sono in realtà molte di più, almeno 200.000. Notizie da Napoli e dalla Campania. Napoli, centinaia di ragazzi all'assalto del Cotugno dopo le vacanze all'estero, dicono fateci il test. Hanno preso d'assalto l'ospedale Cotugno dove qualcuno è persino arrivato con valigie e trolley a seguito. Dalle prime ore del mattino di ieri una folla di persone si è riversata all'ingresso e sui piazzali del presidio ingaggiando una vera e propria corsa al tampone. Tutti si sono precipitati in ospedale con un solo obiettivo, fugare ogni dubbio sulla possibilità di aver contratto il Covid durante le vacanze all'estero, mettendosi al riparo dall'ultima ordinanza del governatore Vincenzo De Luca, che impone quarantena e test nasofaringei, ma che in questo caso è stata male interpretata con l'invasione ospedaliera. L'afflusso dei vacanzieri, che non si è mai interrotto durante l'arco dell'intera giornata, ha riguardato un'altissima percentuale di giovani, sfiorando le 200 presenze all'esterno del nosocomio, cifre esorbitanti per un ospedale che dall'inizio dell'emergenza è stato strutturato per i ricoveri Covid e l'esecuzione dei tamponi solo in casi di sintomatologia. La sintomatologia conclamata, non certo per il caos esploso ieri.
Napoli a mare chiaro, spiaggia libera senza regole, distanza zero e niente mascherina, assembramenti con controsensi, anarchia nelle zone del mare Posillipo. Arriva un nuovo allarme da mare chiaro in questa complicata estate 2020. Visto l'aumento dei contagi da Covid-19 e l'assenza di norme di sicurezza sulla spiaggia libera, l'associazione del borgo chiede controlli alla capitaneria di porto sulla folla che si accalca puntualmente senza regola, specialmente tra i giovani. E non è tutto, perché ieri è nuovamente affondato il peschereccio dal lato del porticciolo, che ristagna da due mesi nelle acque nei pressi della Fenestrella. Quanto alle misure antivirus, discorso diverso va fatto per i lidi, in cui il distanziamento è mantenuto e questa differenza tra le spiagge in gestione e quelle non a pagamento è certamente un live motive dell'agosto post lockdown, e vale in tutta Posillipo, in tutto il Golfo di Napoli e non solo. Notizie dalla Puglia. Bari riapre dopo i lavori Parco 2 Giugno, nuove luci, viali rinnovati, impianti riqualificati. Riapre dopo 5 mesi il Parco 2 Giugno, De Caro dice primo restyling dopo decenni. Il Parco 2 Giugno quindi ha ripreso finalmente i battenti dopo la chiusura dovuta al lockdown di marzo e al completamento dei lavori. Il pomeriggio di ieri il sindaco Antonio De Caro, accompagnato dall'assessore Giuseppe Galasso e Carla Palone, dal presidente del municipio secondo Gianluccio Smaldone e da diversi cittadini e curiosi, ha aperto i cancelli dell'area verde, accendendo anche il rinnovato impianto di illuminazione, una delle novità del giardino. Non paga il posteggiatore abusivo in centro e trova autografiata la denuncia video di Marianna. Dice: non si può più subire, far finta di nulla. Non mi aspettavo tutte queste reazioni e questi commenti di supporto. Il mio obiettivo era che si parlasse finalmente del problema dei parcheggiatori abusivi. Non deve essere più un fenomeno da subire e basta. A parlare è Marianna Panzarino, studentessa della provincia di Bari, che due giorni fa ha subito il graffio della sua auto posteggiata sul molo San Nicola. Poco prima la giovane non aveva obbedito alla richiesta di soldi di un parcheggiatore abusivo. Al ritorno, dopo una serata in centro, Marianna ha trovato la brutta sorpresa e ha deciso di raccontare l'accaduto attraverso un video diventato virale sui social. Notizie da Treviso e dal Veneto. Caldo torrido, stroncato da infarto in bicicletta, il pensionato Nino De Marco, 69 anni di Orsago, colpito da malore fatale a Cordignano. Treviso avviò i lavori di rifacimento della pavimentazione di Piazza Pio X, partiranno lunedì 17 agosto e si concluderanno il 26 settembre. Con il cantiere aperto, divieto di sosta su Piazza Pio X e su Via D'Annunzio. Auto finisce in un fossato, muore un settantenne e un settantenne di Romano De Zelino. Tragedia alle 14 a Onedi Fonte, lungo via Roma. La macchina, dopo aver sbattuto contro il muretto a bordo strada, si è capovolta nel canale. Treviso, protesta per 5 profughi della Serena nel grattacielo di via Pisa. Residenti di via Pisa in strada contro lo spostamento di un gruppetto di persone, tutte sane e negative al Covid. Conte dice: dovevano restare nell'ex caserma. Bonus INPS, Forcolin si dimette, Barbisan e Montagnoli non si candidano. Il braccio destro del presidente Luca Zaia ha annunciato le sue dimissioni da tutti gli incarichi istituzionali in regione, non si ricandiderà alle prossime regionali. E adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia, dandola subito la parola alla nostra collaboratrice inviata Sabrina Ciccotti. Aumentano i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia. L'assessore alla sanità, Riccardo Riccardi, ha confermato che dei 15 nuovi casi registrati il 13 agosto 2020, 11 appartengono a persone in rientro dall'estero. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che prevede, proprio a partire dal 13 agosto 2020, il tampone e la quarantena per coloro che arrivano in Italia da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Si è inoltre aggiunta la Colombia alla lista dei paesi per cui è previsto il divieto di ingresso e transito nel nostro paese.
Ricordiamo gli altri paesi: Bosnia, Kosovo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Serbia, Bangladesh, Armenia, Bahrain, Brasile, Cile, Kuwait, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana. Per eventuali informazioni, si invitano i cittadini a contattare il numero verde 800 500 300 della Protezione Civile o inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica quesiti.covid19@protezionecivile.fvg.it. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, grazie a Sabrina Ciccotti. Riprendiamo le notizie per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Gran finale per la 60ª edizione del Festival di Maiano. Oggi, venerdì 14 agosto, la leggendaria band del Banco del Mutuo Soccorso. Sabato, poi, 15, il concerto della The Powerful Gospel Choral. Si avvia alla conclusione il programma della 60ª edizione del Festival di Maiano, dopo le star Gabbani e Neck, protagonisti tra gli altri di due meravigliosi live, e le decine di eventi culturali e gastronomici del calendario, via all'ultima 3 giorni di programmazione con la musica grande protagonista. Due saranno i live nell'arena concerti, a cominciare appunto da oggi con la leggendaria band del Banco del Mutuo Soccorso, un autentico riferimento del genere progressivo rock in Italia e nel mondo. Zona rossa alla Cavarserani, altri 4 migranti positivi al Covid per effetto dalla mezzanotte di sabato e per 14 giorni. L'ordinanza per l'ex caserma di Via Cividale a Udine, nuova emergenza sanitaria quindi alla Cavarserani di Udine, dove si registrano, come dicevamo, 4 migranti positivi al Covid. Ne ha dato notizia il vice governatore Riccardo Riccardi in un tweet. Camion esce di strada, versamento di gasolio nei campi. Personale dell'ARPA valuta l'intervento tecnico per la messa in sicurezza del sito per contenere l'inquinamento dell'aria. Un incidente stradale accaduto intorno alle 17 di ieri in via Pordenone a Maniago ha richiesto non solo l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Maniago, ma anche dei tecnici dell'ARPA. Lungo la viabilità si sono scontrati una vettura e un mezzo pesante. Quest'ultimo, a seguito dell'impatto, è finito fuori dalla carreggiata adagiandosi su un lato. Maltempo in Friuli, un fulmine colpisce una casa a Magnano in Riviera. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco nel pomeriggio di ieri in tutta la provincia di Udine. Il maltempo quindi che si è abbattuto nel pomeriggio ha causato diversi danni in provincia di Udine. I vigili del fuoco sono intervenuti in particolare a Magnano in Riviera, dove un fulmine ha colpito un'abitazione causando diversi problemi all'impianto elettrico. Scuole e cimiteri, cantieri aperti a Fiume Veneto. Nel mese di settembre inizieranno i lavori di rifacimento della piastra polivalente accanto al palazzetto dello sport. Dopo gli interventi, le manutenzioni straordinarie sulla viabilità, anche gli iter per le altre opere pubbliche a Fiume Veneto non si sono fermati nel mese di agosto. Cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.